un po' con le pari opportunità, finalmente le donne sono riuscite a prendere un po' di campo, perché poi comunque è un ambiente prettamente maschile questo. Mi chiamo Susy Montibeni, una delle mie passioni principali sono i viaggi, viaggi che condivido con mio marito, che ho conosciuto in Ferrovie Nord circa 33 anni fa, anzi forse anche 34. Ci siamo conosciuti, eravamo in trasferta in realtà tutti e due in una stazione e abbiamo cominciato a parlare, tra l'altro mi era anche abbastanza antipatico e poi invece da lì è nato, ci siamo sposati dopo un anno, abbiamo una figlia e con lui condividiamo sinceramente la cosa più bella che sono i viaggi. I viaggi, ci piace molto viaggiare, siamo stati in India, siamo stati in Sudafrica, siamo stati in diversi posti, in Giappone e questa cosa penso che sia la cosa più bella e penso che siano stati i soldi spesi meglio per quel che mi riguarda. Perché comunque è bello vedere come vivono le altre persone, le loro usanze, ti rimane un bagaglio culturale incredibile secondo me, la cosa più bella. Lavoro in ferrovia dal 13 gennaio del 1986, sono stata assunta per lavorare alla biglietteria di Milano. Nella biglietteria di Milano ho lavorato per circa 3 anni e mezzo. Dopodiché sono stata contattata per andare all'ufficio telegrafo a lavorare. In realtà ero la prima donna che... No, non mi piace. Sono stata la prima donna telegrafista, ho annunciato per la prima volta a Milano, mi ricordo questa cosa perché questa cosa è stata una cosa molto bella, perché i viaggiatori si sono praticamente fermati tutti e non capivano questa voce di donna dopo tantissimi anni, perché erano abituati soltanto a sentire le voci da uomo. Sono stata contattata sempre dai miei capi di Ferrovie Nord per intraprendere un nuovo percorso che era quello dell'informazione al pubblico. Si chiama adesso Infopax, praticamente è nato con me, abbiamo cominciato con i computer, con tutte queste cose, praticamente ad informare l'utenza. Perché comunque è una cosa molto importante, perché i viaggiatori devono sapere quello che succede durante il viaggio, anche perché la mole di treni nostra è altissima, ci sono circa 900 treni che circolano in ferrovia, è quasi come una metropolitana, purtroppo vabbè, i guasti, le cose capitano e quindi è giusto che il viaggiatore sappia quello che succeda. La comunicazione all'inizio avveniva con degli annunci vocali tramite un telefono, si chiamava tipo batteria locale, adesso invece abbiamo una messaggistica dove a seconda del guasto, di quello che succede in linea, se c'è un investimento, se ci sono ritardi dovuti ad altra rete, perché da noi entrano i treni anche da Trenitalia, avvisiamo con questa messaggistica l'utenza. La circolazione ferroviaria a me piace, mi piace stare sul campo, mi piace stare con i dirigenti al movimento, perché è un lavoro che comunque va di comune, di pari passo. Non mi sono mai scocciata perché comunque è sempre, non è mai la stessa cosa. Cioè ogni disservizio è a sé, ogni cosa che succede è diversa, non è mai ripetitivo. E quindi questa cosa mi piace. È impegnativo, però non è ripetitivo e quindi ti metti sempre in discussione, lavori con i dirigenti al movimento. A me piace. Piace molto. Poi comunque è nata con me l'Infopax e quindi insomma è un po' la mia bambina. Quando mi hanno proposto di venire al posto centrale di movimento, all'inizio ero un po' così, perché abituata a Milano a vedere tanta gente, mi sono poi ritrovata in un posto dove c'erano poche persone comunque, perché il posto centrale di movimento allora c'erano 2-3 dirigenti per turno e basta, forse anche meno, abituata a vedere migliaia di persone. E sono venuti
a salutarmi tutti. È stato molto emozionante, sì, me lo ricordo molto, molto bene questa cosa, sì, sì, sono venuti tutti, anzi guarda, mi commuovo, perché poi comunque me le ricordo ancora. E niente, poi è iniziato il mio percorso qua.